serve, ma poi tu con questa parrucca e su, dai, con queste cavolate. Bentornati sul nostro canale. Oggi cosa facciamo? Un tutorial di quale gioco? Solenia. Un gioco che a noi ci è piaciuto tantissimo. Esatto. Perché? Perché ci fa viaggiare tra le nuvole. Lo avete visto poco fa. Noi viaggiamo tra le nuvole insieme all'aeronave di Solenia. Esatto. Un gioco da 1 a 4 giocatori, della durata di 30-45 minuti, da 10 anni in su, edito e portato in Italia dall'Asmodee. Andiamo subito a vedere e cominciamo con i componenti. Esatto. Cominciamo con vedere i componenti e troviamo 5 plance del tabellone a due facce, una miniatura aeronave gigante, 48 tessere consegne divise in 24 per le consegne del giorno e 24 per le consegne della notte, 4 tipi di risorse, legno, grano, pietra e acqua, i 68 segnalini dorati a forma di stella per il punteggio, 4 mazzi di carte aeronave, 4 schede giocatore. Posizionate al centro la tessera tramonto alba, dopodiché posizionate 2 tessere rivolte verso la notte in alto e 2 tessere verso il giorno in basso. Successivamente prendete le 24 tessere consegne della notte e girate le prime 4. Allo stesso modo prendete le 24 tessere consegne a giorno e girate le prime 4. Disponete poi in maniera accessibile tutte e 4 le risorse e i segnalini stella. Dopodiché consegnate ad ogni giocatore una scheda rivolta dal lato con il sole in alto a destra ed un mazzo di carte. Ogni giocatore prenderà 3 carte dal proprio mazzo per cominciare la partita. Al terzo giocatore verrà assegnato un segnalino legno e al quarto giocatore un segnalino pietra. Durante il proprio turno, ogni giocatore deve posizionare una carta, rispettando le restrizioni di piazzamento. Può posizionare una carta nelle tessere adiacenti all'aeronave. In questo caso vediamo che posizionando questa carta otterrà un legno, poiché il numero in alto della carta è 1 e la risorsa al centro è legno. Ogni giocatore posiziona le proprie carte. Vediamo inoltre che possiamo posizionare una carta nel nostro turno nelle tessere adiacenti ad una carta già precedentemente piazzata. In questo caso il giocatore prenderà un grano, poiché il numero è 1 e la risorsa al centro è grano. Abbiamo inoltre la possibilità di prolungare il nostro viaggio, vale a dire di non rispettare la regola dell'adiacenza. Per farlo però dobbiamo spendere una risorsa per ogni casella tra l'aeronave o un'altra carta già posizionata che desideriamo raggiungere. In questo caso il giocatore scarterà un grano per posizionare la carta ad uno spazio di distanza da una sua carta precedentemente piazzata. Questa carta posizionata, come vedete, ha 0 in alto. Darà quindi 0 risorse al giocatore, ma attiverà il movimento dell'aeronave. Dovremo spostare l'aeronave di un passo in avanti e attivare i poteri di tutte le carte presenti nell'ultima riga del tracciato. I poteri sono raffigurati in basso nelle carte del gioco. Vediamo che la prima carta, il giocatore arancione, riceverà un legno. Per la seconda carta riceverà 2 pietre, poiché il numero è 2 e la risorsa centrale è pietra. Per quanto riguarda il giocatore viola, non perceverà nessun bonus, poiché quel bonus si attiva solo ed esclusivamente su una casella acqua, in questo caso però ha il grano. Dopodiché scartiamo tutte le tessere presenti nell'ultima riga del tabellone, prenderemo l'ultima plancia e la capovolgeremo dal giorno alla notte e la posizioneremo davanti al nostro tabellone. Vediamo ora come realizzare una consegna. Vediamo che il giocatore arancione posiziona una carta numero 1 su una città, prendendo quindi una stella per riferimento della carta giocata. A questo punto il giocatore arancione può prendere una tessera tra quelle consegne del giorno. Per farlo dovrà pagare le risorse presenti nel proprio magazzino. In questo caso pagherà 2 pietre e un'acqua per prendere questa tessera. Posizioneremo la tessera nel primo slot libero delle tessere giorno,
prendendo la risorsa disegnata sotto a questa missione. Alla fine del proprio turno ogni giocatore dovrà prendere una carta per ripristinare la mano di tre carte iniziali. Il gioco andrà avanti così turno per turno fino a quando tutti i giocatori non avranno posizionato la sedicesima carta, applicando fino alla fine ogni effetto delle carte, attivando se necessario il movimento dell'aeronave. Inizialmente dovremo risolvere la tabella disegnata a destra, che ci dice che prenderemo delle stelle per ogni coppia di consegne che abbiamo effettuato. In questo caso vediamo che il giocatore ha 4 coppie di consegne, prendendo così 10 punti. Anche le risorse ci consentiranno di fare punti. Scarteremo 2 risorse per una stella. In questo caso il giocatore scarta 4 risorse per 2 stelle. La quinta non ci darà nessun bonus. Infine conteremo tutte le stelle che abbiamo accumulato più tutte le stelle rappresentate sulle tessere consegna del giorno e della notte. Il giocatore con più punti ha vinto la partita. E viene finito, esatto. Il gioco lo avete visto. Ve lo consigliamo per l'ambientazione, esatto. Credo che ne faccia da padrona. Credo che, come avete visto dalla componentistica e dalla tipologia del gioco, è un'ambientazione che ti immerge pienamente in questo susseguirsi di giorno, notte. Tramonto, esatto. E l'unicità di ogni parte della giornata che ti dà una tipologia di materiali. Quindi è rilassante, è un gioco da mettere al tavolo a fine serata, è rilassante. Se avete visto il video della top 10 dei giochi 2018, avete visto che Solenia è entrata alta in classifica e per noi come media ha preso un bel 7, sì, effettivamente ci è piaciuto molto, parecchi di noi. E detto questo, niente, se vi piace il gioco, se vi è piaciuto il video, fatecelo sapere, commentate qui sotto, mettete i pollicioni, esatto, condividetelo per il mondo e se vi piace il canale iscrivetevi. The Rolling Games è tutto, arrivederci, ciao.